Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi di retro riviste di informatica. In questa mega super puntatona faremo un viaggio nel tempo in varie retro riviste di informatica, di home computer e di videogame. Esploreremo in un salto nel passato le seguenti riviste del gruppo editoriale Jackson, estratte casualmente da Archives. Home Computer, giugno 1984. 7 bit note, aprile 1985. Videogiochi e computer, numero 33 e 34 del 1986. Bit Games, numero 85 di luglio-agosto 1987. La rivista di Atari, numero 5, numero di settembre-ottobre 1987, un bimensile. Super Commodore 64 128, numero 25 del maggio del 1989. Guida ai videogiochi, numero 9 del marzo del 1990. Se volete scaricare queste riviste in PDF oppure anche altri numeri, il link delle riviste del gruppo editoriale Jackson in PDF facilmente rintracciabili e scaricabili da Archives lo trovate linkato in descrizione di questo file. Ecco, non perdiamo tempo, tuffiamoci a bomba in un'esplorazione nostalgica densa di ricordi di questo grosso mucchio di retro riviste di informatica e gaming. Home Computer 1984 del giugno, una rivista che io sinceramente non ho mai visto, non ho mai sentito. Andiamo a vedere però di cosa parlavano gli amici lettori dell'Home Computer nel lontanissimo giugno del 1984. Tutte le novità di Las Vegas, i segreti dell'Aquarius a tu per tu con la programmazione speciale grafica ZX81V20 Spectrum, CBM64, Atari, Apple, Shark. Andiamo a vedere un po' di cosa parlavano. Numero 0, addirittura questo è proprio il numero 0, quindi proprio il primo numero, sommario personalissimo, news, attualità, le prove. Quindi vediamo un po' che cosa c'era. C'era parecchia roba: Spectrum, CBM64, Atari, Sharp, MZ300. Ok, andiamo a bomba un po' la situazione. Poi qui continua. Sotto i tasti microcomputer, programmazione, Zixel, VIC-20, Spectrum, CBM64, Atari, Apple 2, vediamo un po'. Qui c'era la posta, si incominciava con la posta. La posta, diciamo, un parecchio, diciamo, con dei fumetti, proprio un taglio di, per bimbi questa rivista, indubbiamente. Quindi già il taglio si vede che era molto focalizzato, dice già il titolo, Home Computer, sui ragazzi, che nel 1984, ecco, nel 1984 già praticamente c'era il Commodore 64 e il VIC-20. Vediamo un po' di cosa parlavano. News, notizie, tanti joystick per tutti. Poi abbiamo la banca in salotto, quindi la possibilità di annusare le prime volte, collegarci con il modem dalla banca, che in Italia non c'era nulla di tutto questo, anche perché poi, diciamo, la SIP riusciva a pagare un occhio della testa alle connessioni. CompuServe, sì, ma solo in America. Il Philips parla, il Basic, questi erano i primi home computer a 8 bit che però ancora costavano molto, e il più abbordabile di tutti era praticamente, restava il Commodore 64 assieme allo Spectrum ZX. SC3000, è nato un nuovo home, questi qui, Adam, Coleco e quant'altro. Il computer insegna a se stesso, Tom Tam negli USA, quindi notizie di quello che succedeva nel fervente mercato americano. In Italia, con la lira sottosviluppata e praticamente ipervalutata, comprare la tecnologia americana costava un occhio. Già costava un occhio perché erano prodotti nuovi, poi dopo figuriamoci con la lira svalutata, era impossibile comprare questa roba, ci voleva un occhio della testa.
SC3000, un po' di pubblicità di un computer della Sega, ok, computer Sega. Ah, costava 399.000, nemmeno poi. Allora, la carica dei 101.000, però nessuno, diciamo, se lo ricorda questi computer qui. Tutti comprarono il Commodore 64. I giochi, avventure, e qui c'erano varie recensioni e notizie della fiera, alcune periferiche, le tavolette grafiche, che però erano roba praticamente per, di sicuro non era roba per un computer, ma semmai roba per ufficio, i registratori, queste facce abiti che c'ha il registratore. Vabbè, i segreti dell'Aquarius, questo Aquarius, boh, sì, ce l'avevano, ma io un computer così non l'ho mai sentito, si vede, erano i primi anni, stavano un botto i primi computer in America, dall'America, che arrivavano a prezzi esorbitanti e non se li comprava nessuno, fino a che non cominciarono a essere più economici i ZX Spectrum, con una tastiera da minorati, perché praticamente era proprio di gomma, impossibile digitare qualche cosa se uno c'aveva da scrivere una relazioncina, un tema, una ricerchina, con una tastiera così non si poteva fare proprio nulla. A viceversa, col Commodore 64 o il VIC-20, che perlomeno c'aveva una tastiera ergonomica per fare qualcosa. Pubblicità, qui c'erano pubblicità e recensioni, varie altre cose, home software, notizie, VIC telefoniche, Fly Simulation, primi giochi di Fly Simulator 2 per Apple 2, per Commodore e anche per Spectrum. Quindi si recensiva praticamente i giochi e software. Philips Home Computer, eccoli qui, i primi Philips che arrivarono, praticamente guarda lì in che condizioni era verso un computer con la tastiera morfa, mamma mia, a vedere questi ossi oggi mi viene praticamente l'orticaria. Vabbè, eppure c'era questa roba qui, io penso che non se l'era un, se l'era un pro a nessuno, non credo mai incontrato qualcuno che ci avesse questi bussoli. Monopoli, Sam, videogiochi, veniamo qui anche altri giochi, questi erano in television probabilmente, altri 10 giochi, recensioni di giochi, indubbiamente, diciamo, si dava parecchio spazio di fronte al computer, sotto ai tasti. Qui si spiegava un pochino cos'era il microprocessore, il motore del computer, in modo per fare un po' di informazione senza riempire solo i bimbi di giochi. Tu per tu con i microprocessori, qui si dava un po' di infarinatura, un po' di erudizione, i programmi per ZX81, un po' di listati, ok, il controllo del cursore, schermo del VIC è composto da 22 colonne per 23 righe, va bene, ok, le varianti, ovvero l'utile e il dilettevole per il VIC, okay. Le routine da contabiliere, routine basic, che possono essere molto utili per programmi sullo Spectrum. Grafico CBM64, per l'amor di Dio. Vediamo un po', pubblicità, programmini, programmi corti, war games, videogiochi. Speciale grafica, onde, tappeti e colline. Eccole qui. Grafica primordiale, comunque era già qualche cosa, il movimento sullo Spectrum, le basi dell'animazione, Koala Pad, ecco, questo costava sicuramente un botto, il mercato con i vari prezzi, il mercatino con il vendo, prezzo, scambio, compro, Commodore 64, ce l'hai, pubblicità, il continuo al mercatino, guarda che ci fai pubblicità, grande spazio, accidenti, quando spazio con il mercatino, da notare il Commodore 64 che c'era un sacco, mentre il TX-T99 c'aveva tre gatti, va bene, e poi ok, passiamo oltre, aprile 1985, 7 bit, note, imparare la musica col Commodore 64, la musica e subito alla tastiera con il Commodore 64, quindi questa era una rivistina di musica interamente dedicata al Commodore 64, come trasformare il Commodore 64 in uno strumento musicale, già questo disegnino della sovratastiera che andava sopra praticamente spiega un po' tutto,
Andiamo a vedere cosa c'è in questa rivistina. Grande concorso, vinci 30 Commodore Plus 4, qui c'è l'editoriale, parliamo di musica, adesso dovevamo parlare, la rivista di musica e computer, e qui parlavano di musica, cose antiche, le tastiere elettroniche, i clavicembali, oh, cosa sa, struttura musicale, e vai, tasto o video. E qui si incomincia già un po' a iniziare a, con l'hardwareino da mettere Super Commodore 64 per spippolare e suonare con il Commodore 64 come se fosse una specie di sintetizzatore o comunque di piccolo organo. Evidentemente c'erano dei programmini simili. Vediamo un po', qui si spiega un po' tutto il funzionamento. Se siete interessati, il link di questa rivistina lo trovate in descrizione. Come utilizzare i diti, le mani, il repertorio, vabbè, informatica musicale. Qui c'era il registratore, il disk drive per il Commodore 64, era come non averlo, perché praticamente questi si spaccavano con la testina, quindi erano vaini buttati dalla finestra. Vediamo un po' applicazioni pratiche, quindi relative con un pochino di programmi. Eccoci qua, il lessico informatico, note, qui si accoppiava note e musica. Vediamo un po' che cosa c'era, metronomi. Ecco, essenzialissima questa rivistina. Passiamo oltre. Maggio 1987, la rivista di Atari e sti cazzi. Vediamo un po' cosa c'è in questa rivista interamente dedicata all'Atari. Si intravede già delle macchine Atari stampanti, quindi è una roba che praticamente già l'Atari dava l'assalto alla quota di mercato di Macintosh. Prove e hardware Mega e Atari ST4, stampanti laser, console Xe Video Game System speciale, l'eSport per ST. Quindi, vediamo un po' per Atari ST cosa c'era. Una rivistona, guarda lì, c'erano praticamente parecchie roba speciali. Vediamo un po', ecco, scorriamo rapidamente. Allora si incomincia con un po' di libri. 1987 l'editoriale, posta con i lettori, già qui si vede le finestre, ricordavano, poi dopo succederà che la Apple trascinerà in tribunale l'Atari per clonatura di sistema operativo, quindi di plagio di Graphic User Interface. Qui Atari Music, l'Atari, ricordo per chi non se lo ricordasse, ci aveva le prese MIDI già di serie, e in Italia non fu mai considerato un vero home computer, sia perché costava un botto, sia perché ci aveva appunto le prese MIDI, fu considerato più che altro un bene strumentale acquistato in modo massiccio dai musicisti. Di Atari Adventure, vediamo un po', qui un po' di pubblicità, Xe Video Game System, quindi praticamente la pistolina elettronica per giocare con i videogiochi. Scomparsi dal mercato all'inizio degli anni 80, le Games Machines preparano un grande ritorno in Atari e in prima fila. Va bene, eccola qui la console di gioco. Trucchi e trucchetti per input out per Atari ST, il display list, speciale Atari Resource, si dava un po' di informazioni sul sistema operativo, evidentemente, le librerie, Sound Mouse, un programma di musica, indubbiamente, Atari Portfolio, un sistema computerizzato per controllare le teste del popolare gioco di Repubblica, vabbè, compilatore Basic LDV, quindi linguaggi, punti, pubblicità, si era capito che era pubblicità dell'Atari, vediamo un po', poi ci sarà anche, ecco, tutti i prezzi degli Atari, eccoli qui, che non costavano proprio poi poco, per chi è interessato può andare a ricordare praticamente questi prezzi. Rig Paint, disegno o animazione, quindi programmi, numerosi programmi di grafica e animazione vengono forniti e quindi gestiti insieme. Le stampanti erano quelle che erano tag e le prime laser, che però costavano un botto, le stampanti laser. Mega novità,
per un mega inverno stampante laser. Con lo strabiliante Mega ST4 e la rivoluzione stampante laser, Atari entra nel mercato dell'editoria elettronica, dando appunto l'assalto alla Apple, e l'Apple la trascinò in tribunale. E poi l'Atari andò fuori dal mercato perché fece plagio di sistema operativo. Se invece di utilizzare il gem DOS avesse utilizzato, si fossero sforzati un po' per modificare la graphics user interface, probabilmente. Basketball, football, baseball, questi probabilmente sono dei videogame. Grafica d'autore, Chicken Chase, questi Trailblazer, questo è uno spazio videogiochi, Dreambase, Easy Database, un database integrato, interfaccia MIDI e software musicale, voilà, eccoci qua, il core principale del computer, come fu utilizzato per le proprie, sfruttare al massimo le sue interfacce MIDI, e indubbiamente le riviste questo lo sapevano e ci facevano articoli sopra, mi pare anche giusto. Uso e abuso di un floppy disk, copiature e quant'altro. L'ombra di Jack, questa è un'avventura. Vediamo un po', Atari, grande concorso di Atari, musica futura, qui pubblicità, ecco, siamo arrivati alla fine, passiamo oltre. Beat Games, luglio-agosto 1987, questo era un supplemento di Beat. Vediamo un po' tutti per giochi, per Amiga, per qualche altra cosa. Andiamo a vedere cosa c'era in questo supplementino. Vari giochi, ovviamente solo giochi. E qui abbiamo Defender of the Crown. Questo è sicuramente per Amiga, spettacolare, guarda che grafica, fantastico. Poi abbiamo Marble Madness, anche qui per Amiga 1000. Ok, poi abbiamo Blee Blubber, questo invece per MSX, si riconosce che c'è un po' meno colori. Gold Runner, questo invece per Atari ST. Poi abbiamo Prohibition per Atari ST. Poi abbiamo Metrocross CBM64, Wonder Boy CBM64, Mizball per CBM64, Magmax per CBM64, T-Up per Atari ST. Poi abbiamo Psychic 5, Jaleco 1987, non saprei dirvi che roba sia, per cos'è. Jackson Soft Mail Server, qui c'erano i prezzi per quanto riguarda i vari dischetti, si potevano comprare. Poporuta Mora del Tanganyika, la rivista è finita, passiamo oltre. 1986, videogiochi e computer, numero 33 e 34, deve essere stata una rivista un po' caicciola perché non c'è nemmeno il mese, non ci hanno messo né numero né mese, va bene, pazienza. La mappa di Winter Games, top videogiochi dell'anno e quant'altro, okay, andiamo a scorrere rapidamente la rivista caicciola. Va bene, abbonati, pubblicità, ecco il posto della posta, It Games, Ready, fatti, curiosità, attualità, giochi e computer. Vediamo un po', sono circa 101 pagine di roba, al bar, giochi al bar, videocampione, avventure e l'avventura. Andiamo un po' veloci, cosa c'era? Al posto della posta, ok, lo spuno, un piccolo spazio posta. Videogioco del mese, eccoci qui, beh, questi con disegnini da bimbi delle elementari, andiamo oltre. Pubblicità, qui cosa c'è? In collaborazione con l'orecchio chiocchio, i giochi più votati, vabbè, quelli che hanno più votati e più piaciuti. Colpo d'occhio nel mondo dei videogiochi, qualche notizietta sulle varie uscite di giochi e quant'altro. Interfaccia MIDI per lo Spectrum, eccolo qua, questo già lo faceva però con la tastiera, questo già lo faceva la Amstrad. Computer Place, pagina 48, un anno di videogiochi addirittura, top 85, la cosa erano i migliori giochi dell'anno passato. Vediamo un po' recensioni, gioco computer, a che gioco giochiamo, qui c'erano altre recensioni su vari videogiochi che erano proposti, davano un po' qualche dritta su come risolvere i giochi e gli schemi di livello e
trucchetti, eventuali avventure e quant'altro. Erano tutti scriptati, quindi bisognava un po' adattarsi a farci trovare qualche consiglio per arrivare in fondo. E indubbiamente qui di giochi ce n'erano parecchi, sì, direi, essendo una rivista di videogiochi, indubbiamente non si poteva dare spazio che ai videogiochi. Se siete interessati, il link per scaricare questa rivista e quant'altro lo trovate in descrizione di questo file. Io qui scorro rapidamente perché tanto sono tutti titoli e giochi, quindi c'è poco da discutere. Se uno è interessato, se la va a leggere, se la riguarda e si ricorda questi giochi, se li trova, li può trovare anche sotto emulatore. Un anno di videogiochi, che erano le statistiche, quali erano quelli che erano piaciuti di più, quelli che avevano venduto di più di fronte al computer, al bar, videogiochi del bar, quelli che avevano venduto di più, quelli che erano piaciuti di più, quelli che incassavano di più. Ok, vediamo un po', indubbiamente i giochi in video campioni. Ok, penso, mi sa che qui siamo alla frutta. Déjà Vu, la prima avventura a icone, va bene. Qui si commenta, si dà un po' di recensione e di trucchetti. Spiega computer, stava anche qualche listatino. Di fronte al computer creatore di alfabeti, oltre che ai giochi c'era un piccolo spazio anche con qualche listato. Red Baron, simulazione di combattimento aereo per Spectrum 48 con listato da mettere per... c'era tanta roba da scrivere, ci voglio scrivere tutta questa roba qui. Poi guarda lì, ci voglio. L'ortolano, un altro gioco, labirinto. Help, televisione, dalla televisione al computer con un programma per Commodore 64, va bene. Scoreboard, la pagina delle gare, 5 regole per entrare in queste pagine di record. Facciamo le gare tra i giocatori, trucchi, bluff e strategie, va bene. Videogara, direttore arrabbiato, pericolo assicurato, fuori gara, 5 leggi che regolano live hit, va bene, fuori gara, il mercato, le novità, tutti quanto costavano i giochi, cos'erano usciti, tutti i vari prezzature, e poi mi sa che siamo alla frutta, passiamo oltre. Maggio 1989, numero 25, Commodore 64 128, contiene floppy, ecco, già questo dice già tutto, voglio dire. Disc Magazine, poster e quant'altro, questa è una rivista interamente dedicata a Commodore 64 e Commodore 128, è del maggio del 1989. Costava 12.000 lire, non costava nemmeno poco, ecco, e poi c'aveva anche un floppy in bundle, versione disk drive. Andiamo a vedere cosa c'era in questa rivista. Eccoci qua. I lettori ci scrivono, conosce l'informatica, le interviste, accessori, software, giochi e quant'altro. Era una roba di 160 e pagine, non ci leggo tanto bene. Vediamo un po', scorriamoci un po' le notizie, veniamo a bomba, se vedere cosa c'è. Le notizie è in bianco e nero, vuol dire che la gente forse sì, la comprava, ma forse, ecco, non è che potesse avere tanto. Poi c'erano degli stati, i lettori ci scrivono, si sono disegni in monocolore e in bianco e nero per risparmiare, quindi vuol dire che il pubblico che la comprava sì, c'era, che c'erano ancora utenti come il 64 Commodore 128, ma indubbiamente la gente si era andata a comprare l'Amiga 1000, 1500, e quindi erano un po' morte queste macchine, Commodore 64, Commodore 128, e anche le riviste ovviamente che cercavano di potenziare questi sistemi ormai erano un po', diciamo, andati, come si suol dire, al ramengo. Già qui si vede dalla rivista che Viaggio al centro del sistema fanno, diciamo, degli excursus storici, però ecco, già le riviste, i colori non ci sono, sono in bianco e nero, monocromatiche, questo è segno che indubbiamente mora poporuta. Pitstone, boss della Palace Soft, scusa, questa è un'intervista a un creatore delle avventure di tette, di culi e di
Shotgun Construction Kit, va bene. Queste sono avventure, passiamo oltre. Accessori a go-go, questi sono joystick. Vengeance, anzi altri giochi. Ah, qui si già a colori, già qualche cosa. Quindi Super Game, c'è già la prima immagine a colori. Pubblicità pochissima, quindi indubbiamente forse non era poi tanto comprata, non era poi tanto letta. I giochi qui, le schermate vengono messe a colori per parlare, diciamo, del recensire i giochi. Interfaccia per Commodore 64 veramente versatile, qui si comincia a vedere qualche colore della rivista, qualche foto, perché finora abbiamo visto tutto in monocromatico oppure in bianco e nero. Super classifica, questi cosa sono? Dei barbari, i giochi, le avventure. Ritorno alla biondona popporuta del Tanganyika. Andiamo un po', guida all'input dei programmi, recensioni, qui recensioni rapide di giochi, tutto solo per Commodore 64 e Commodore 128, che poi il Commodore 128 era, diciamo, un Commodorone 64 super pompato, quindi praticamente non è che poi ci facesse molta differenza. Qui si vede un po' di colori, un po' di schermate di giochi a colori finalmente. Questa parte indubbiamente dei giochi veniva data a colori, ritorna però il bianco e nero delle foto del computer. Qui sta un po' di informazioni di hardware, ricerca di guasti, come, diciamo, fare manutenzione, articoli di questo tipo qui. Dynamic Windows, molti programmi, soprattutto quelli professionali, visualizzano le informazioni con delle finestre sullo schermo. Ma va, non si era capito, queste finestre appaiono e scompaiono al tocco di un tasto dello schermo, viene organizzato come nulla fosse successo. E qui spiegava un po' il funzionamento del funzionamento teorico delle finestre con delle routine da aggiungere al Commodore 64. Blackjack, questo è un gioco di carte classicissimo. C128 ragionare, due programmi per 128, che la gente, le aziende lo percepirono come Commodore 64 super pompato. Il perché ci ho fatto anche un video sopra, se volete lo potete andare a vedere. Non poteva essere il Commodore 128 un computer per le piccole aziende, perché poi lo scoprirete. Maze Master, vediamo un po', Sprites ed Explorer, e poi mi sa che fra un pochino siamo arrivati alla frutta, un pochino di pubblicità che l'ha messa alla fine, un po' di pubblicità interna, guida ai videogiochi. Ok, passiamo oltre. 1990, marzo, guida ai videogiochi, ultima rivista del gruppo editoriale Jackson, che ho scansionato in modo casuale. Cosa c'era? Che cosa c'era? Antrepina Soccer Manager Plus, poi Strix Infestation, incontri del terzo tipo, Clip Insert Coin Creation in Role Game Playing, High Score Gallery, Hits Altered Beast, Shuffle Pack Cafe e West Feather, inserto console. Andiamo a vedere, costo 4000 lire. Vediamo un po' cosa c'era. Pubblicità della Sega, indubbiamente ci si comincia a bomba con una mazzata di pezzi dei videogames. Son Mario, Fax, Pony Express, News, Anteprina, Hit Creation, Insert Coin, non solo video, retrospettiva, Quick High Score, 58 pagine, quindi pare molto molto corta. Procediamo oltre, Fax, ecco. Cosa arrivano qui? Supplemento caffè anche per versione PC. Qui parlavano praticamente con i lettori, Fax con di giochi, commenti e quant'altro. Qui posta con i lettori. Pony Express, a vostra disposizione questo angolo della posta dedicato appunto ai commenti, ai trucchi, in parlare appunto dei vari giochi, come fare, come risolvere le cose. Micro e video, incontri del terzo clip, questo è uno spazio praticamente a probabilmente qualche cosa in relativo a qualcosa di coppie o comunque roba del genere, forse probabilmente qualche programmi. Vediamo un po', no, forse è un programma di editing audio video. Vediamo un po' cosa dice. Bello l'incontro fortuito dell'informatica e del video in uno schermo. Il microchip si mette infine alla portata degli utilizzatori di microcomputer. Software per la titolatura, sì, la creazione di effetti e le mascherine digitalizzatori, quindi per editing video. Ok, va bene, micro video, c'è anche scritto che torcio lo sono. Vediamo un po'.
News, Atari News, qui console, console giochi, Social Manager Plus, Black Tiger, questi ragazzi, Social Manager Plus, tanta roba. Black Tiger, Infestation, Strix, Altered Beast, Bat, belli colori. Chess Master 2100, anche questo era favoloso. Chess Master 2100, veramente galattico, ce l'avevo anch'io su Macintosh, veramente eccezionale. Interface Fiendish Freddy's, questa era la del circo giochi, M1 Tank Platoon, questi già cominciavano a usare i primi giochi in first person shooter. Vediamo un po', Operation Thunderbolt, ok, anche qui di sparazione, a tu spara tutto, quasi first person shooter da notare. Shuffle Pack Cafe, altri videogiochi, Sherman M4, ritorna un'altra volta, spara tutto in soggettiva con i mezzi, pubblicità, Shinobi, West Phaser, ZZ Mix Image, Image Partner, poi qui spazio giochi veloci per piccole recensioni e trucchetti su come uscire fuori sui vari giochi. Se foste interessati a scaricare altri numeri di questa rivista, io vi consiglio di andare a cliccare in descrizione, dove sarete catapultati al link di Archives, dove troverete a catasse di queste riviste. Retrospettiva, i videogiochi che hanno fatto la storia. Vediamo un po', Frog, sì, effettivamente è un bel videogiochino. Poi prezzi, non solo video, sì, perché qui non danno spazio anche ai giochi praticamente di carta, ma penso che ormai questi fossero ormai declinanti con i videogiochi e le console ormai. Insert Coin, Mega System Tech, questi sono pinball, meccanici, elettromeccanici, home video. Vediamo un po', ecco, è finito. Ok, e anche qui è finita, per questa puntata è finito. Ciao, alla prossima.